Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, abbiamo ascoltato queste letture. La prima per noi è un po' atipica perché è una storia, diciamo così, di guerre che caratterizzavano le storie dell'Antico Testamento, però dietro questi episodi, che certamente vanno compresi nel contesto storico dell'epoca, ci sono comunque degli insegnamenti. Questa è una disfatta per Israele. Israele viene sconfitto in una battaglia contro i Filistei. Probabilmente, da quello che si capisce dal testo sacro, sicuramente perché il Signore non ha combattuto con loro e per loro, e la motivazione è di questi due figli, di Eli, Cofni e Pinchas, che se si legge i capitoli precedenti, erano i figli di Eli che si erano macchiati di alcuni brutti peccati. E quindi avevano perso la protezione dell'Altissimo. Quindi, ecco, come diceva la buona Santa Chiara, noi dobbiamo sempre nella nostra vita fare in modo, avete visto come ci saluta il sacerdote, no? Cosa dico io sempre? Il Signore sia con voi, anche prima del Vangelo. Perché dico il Signore sia con voi e non il Signore è con voi? Perché dobbiamo fare in modo nella nostra vita che il Signore sia con noi. Invece, come l'ha salutato l'arcangelo Gabriele alla Madonna, non ha detto il Signore sia con te, gli ha detto ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te, diciamo, non sia con te. Allora dobbiamo sempre vivere e comportarci in modo tale da avere la benedizione di Dio, perché se Dio è con noi non si perdono battaglie e non si accumulano sconfitte. Se Dio non è con noi, i problemi ci possono stare. Ecco. E perché Dio sia con noi dobbiamo vivere in maniera degna della sua benedizione, della sua amicizia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Quindi se stai in grazia, in amicizia con Dio, stai tranquillo che il Signore starà con te e combatterà le tue battaglie e le battaglie per te. Nel Vangelo abbiamo visto una scena molto bella, un lebbroso che supplica a Gesù in ginocchio, dicendogli se vuoi puoi guarirmi. Adesso, a prescindere dalla significazione simbolica della lebbra, che parleremo in un'altra circostanza, vorrei in questi pochissimi minuti che ci restano soffermare ancora attenzione sul gesto del lebbroso. Va da Gesù, lo supplica in ginocchio, quindi è proprio la preghiera supplicante e adorante, quindi riconoscendolo come Dio, dicendogli se vuoi puoi guarirmi. Dobbiamo molto fermarci su questa frase stupenda del lebbroso, cioè se vuoi. Le vicende della nostra vita, anche le tragedie come il contrarre la lebbra, sono soggette alla divina volontà, per cui se il Signore vuole che noi soffriamo una prova, benedetto sia il Signore. Se il Signore vuole liberarci da una prova, benedetto sia il Signore. Ma quel se vuoi è sempre fondamentale nella nostra preghiera. La nostra preghiera non deve essere un cercare di costringere Dio a fare la nostra volontà, come diciamo nel Padre Nostro. Diciamo, venga tu, sei fatta la tua volontà, non fai la mia volontà. Se vuoi, però puoi guarirmi, riconosce Gesù la capacità, la forza e il potere di guarirlo anche ad una cosa così brutta come la lebbra. Noi subito dopo questa Santa Messa faremo l'adorazione eucaristica. Ecco, davanti all'Eucaristia ordinariamente noi stiamo in ginocchio. D'accordo? Perché? Perché stiamo davanti al nostro Dio. Io più tempo passa che mi vado convincendo che tutte le guarigioni da tutto quello che ci portiamo dentro avvengono davanti all'Eucaristia. Tanto quanto noi siamo capaci di rivolgerci a Gesù che è vivo nell'Eucaristia con la stessa fede del lebbroso e di tanti altri miracoli del Vangelo. Quindi Gesù, se vuoi, puoi guarirmi. In altri Vangeli, sapete Gesù come risponde? Ti sia fatto secondo la tua fede. E quello guarisce non perché Gesù ha fatto chissà cosa, ma perché lui con la sua fede gli ha spalancato le porte per poterlo guarire. Quindi dietro, con tante cose che ci portiamo dietro, dietro anche tante situazioni difficili interiori che non si sbloccano, spesso e volentieri c'è
una mancanza di fede in Gesù. Molte volte noi pensiamo di risolverci da soli i problemi, oppure andiamo a cercare soluzioni umane, cerchiamo conforti e surrogati di vario tipo nelle creature. Le creature non ci risolvono i problemi, casomai ce li complicano, non ci risolvono, ci risolve soltanto nostro Signore. Ecco, chiediamo a Maria Santissima, con la piena di grazia, con lei con la quale sempre il Signore è stato, che ci insegni a ricorrere sempre a Gesù, come medico non soltanto dei corpi ma anche delle anime, e dare a Lui il potere che Lui desidera avere di guarire la nostra anima da ogni tribolazione, da ogni tristezza, da ogni malattia interiore e da ogni infermità. Siano lodati Gesù e Maria.